Io credo che sarebbe serio che voi cominciaste a pubblicare chi è presente e chi è assente, forse almeno la gente sa. Sa. Sì, ma è complicato. No, non è Loro lo complicato. fanno. Sì, perché comprare, perché chi c'è, poi chi esce. Non è complicato, basta guardare le delibere, basta, se volete vi do anche la velina. Basta, io penso che me le sono fatte per me, tanto è vero che le ho pure evidenziate. Basta guardare le delibere, chi era presente, chi era assente, chi ha votato a favore, chi ha votato contro. Almeno della maggioranza, la minoranza fa il suo lavoro, anzi da questo punto di vista la minoranza ieri è stata in aula pur mancando evidentemente il numero legale. A un certo punto hanno chiesto il numero legale, ma poi hanno ritirato la richiesta e poi si sono resi conto che sarebbe stato un assist per noi perché saremmo andati in seconda convocazione giovedì e quindi non avremmo avuto neanche il problema Però della prima sociale. cioè, un'amministrazione in queste condizioni, in cui ogni delibera non si sa, cioè può succedere tutto e il contrario di È tutto, e vero, parliamo comunque abbiamo di visto delibere ieri. urbanistiche. Ne è passata Figuriamoci una se tieni 16 a un po' più 15 grossi e della una 17 a ricostruzione. 16. Cioè, dove va No, paradossalmente un'amministrazione? invece non è così, perché l'abbiamo detto altre volte, questa è la storia di questa amministrazione, sui temi più grossi normalmente il problema c'è, cioè sui temi, come dire, minori o comunque di minore interesse su cui uno può permettersi di fare lo sgarbo, però bisogna essere... Beh, la zoppata Era sicuramente già ha zoppa, creato... però. No, la zoppa non ha creato difficoltà, questo lo sappiamo, però bisogna avere il coraggio di dire chi c'è e chi non c'è. Io credo, ripeto, che alcuni consiglieri dicono basta, andiamo a casa e allora sarebbe serio farlo, oppure se vogliono star lì e fanno un puro ostruzionismo, non ha prospettiva neanche personale per loro questa cosa qui. E io appena sarò autorizzato dai vertici del mio partito regionale a mollare la città, in queste condizioni lo farò, di questo è Ah, evidente. cioè tu aspetti in via libera. E certo, non è che io decido dalla follia, non è che io reagisco perché siccome mi incavolo per una delibera e dico basta, grazie, arrivederci. Ma la Non questione è stata funziona, posta ai vertici regionali? non è che può essere posta in Quindi tu questi termini. vorresti, ma non te ne vai perché non c'è Io credo che in queste l'autorizzazione. Ma ce l'hai condizioni con quei sindaci? il logoramento personale e per la città non sia giustificato, per cui da questo punto di vista Non è proprio nessuno. assolutamente sì. Ma io sono sereno, questo è di tutta evidenza, non è che bisogna nascondere la realtà. Scusa, hai detto Vi la invito a sindaca? partecipare ai consigli comunali così nella pena vi No, divertite. ma allora sì, però sono d'accordo, perché ieri hai detto nell'intervista che ti ho mandato, ma hai detto che la settimana prossima è l'incontro di rito con Formigoni. Ribadirai la volontà di chiudere baracca e burattini dicendo dammi il via libera per Riparli, liberarmi? riparlerò del quadro complessivo e quindi si farà una valutazione insieme sul tema. Senti, io un po' di tempo Ma fa. non è la minaccia di dimissioni, cioè è una roba assolutamente serena. No, ho capito, però tu dici che quando No, lui perché dice sennò, che sì, deve no, chiudere, minaccia le forse dimissioni, chiede logica. non minaccio assolutamente niente, non sto minacciando né niente né nessuno. Perché È non una fai? considerazione, ripeto, Però te ne siccome, andresti serenamente, sì, sì. assolutamente, siccome a questa decisione si arriva per una serie di circostanze indotte da chi probabilmente sono quelle che più sono in realtà attaccati alla sedia, mi sembra paradossale questa situazione. Perché non ti presenti? Perché poi entrano in aula, prendono il gettone di presenza, cioè fanno, e poi non votano, cioè è Perlomeno una ti roba senti chiccia, oggi è l'ambasciatore. Sì, carina, eh. No, quello. ma la serenità lascia. Perché non ti presenti davanti all'aula e chiedi una sorta di fiducia e dici, signore, rompi tu gli indugi, magari mettendo la sedicesima Da una firma, parte perché non è ponendo prevista. la fiducia No, non su posso firmare Fermi io, e facendo ovviamente. firmare uno dei tuoi la sfiducia. Da una parte non è prevista. Dall'altra non servirebbe assolutamente niente, Perché? perché probabilmente la fiducia sarebbe data e poi il giorno dopo le delibere andrebbero esattamente uguali, perché se noi immaginiamo che ci sia una coerenza negli atteggiamenti, mi sembra che abbiamo già capito che questa non Ho c'è. capito, l'ha fatto anche Berlusconi davanti alle camere. Voglio Ma dire che ha fatto un gesto politico, secondo me, significativo. Poi perché è lì è chiaro istituzionalmente che, previsto. beh, ma se vuoi l'istituzionalmente previsto, lo puoi configurare. Ti ripeto, dice uno dei tuoi di mettere la firma sulla mozione di sfiducia, e a quel punto il dibattito è qualcosa Vabbè, di. però c'era già Non stata la so, mi mozione di sembra. sfiducia C'è e già abbiamo visto stata quello che è successo. bocciata, Ora cioè ci sono i non. 21 voti e poi Sì, siamo ma è ancora qua. l'occasione per fare chiarezza, poi davanti alla città, anche attraverso il Consiglio Comunale, cioè ha un valore anche simbolico, secondo me, questo. Potrebbe avere un valore simbolico, se non Non proprio so, non mi pratico. sembra un Come lo puoi sapere? percorso. Sai, però se mi metti 5 punti, furbi, Sì o sì o no? poi vediamo, cioè, perché poi se li votano veramente il giorno dopo puoi andartene a casa dicendo, vi mando i file audio a 80.000 residenti,
Vabbè, oh, quantomeno li costringe a fare il dibattito. Ci siete già voi senza parlare. Quindi ha dei sforzi, cioè. Però, di fronte alla Parma, diciamo, a tutto quello, secondo me c'è bisogno di un gesto forte. Perché secondo me? Che poi, beh, magari può darsi che arrivi, come facciamo a saperlo?